Buongiorno a tutti e bentrovati per un'altra conversazione della penna del diplomatico, questa rubrica potremmo ormai chiamarla, che è stata ricavata all'interno del Festival della Diplomazia. Parliamo di diplomatici scrittori e quindi non poteva non esserci anche un libro molto originale che è stato pubblicato da poco. Come al solito abbiamo con noi l'autore, Claudio Miscia, che vedete. E abbiamo con noi un'altra grandissima ospite, che è la dottoressa Giulia Strippoli. Di che libro stiamo parlando? Perché ho detto che è originale? Perché prima di dire il titolo, vi devo dire che nella ampia produzione di libri scritti da diplomatici, siamo ormai quasi a 1300 libri, questo è l'unico libro che parla di cinema. In qualche modo parla di cinema. Quindi c'è un'originalità sicuramente statistica in questo caso. Il libro infatti si intitola, il titolo è lungo, quindi siate pronti ad ascoltare tutto il titolo e il sottotitolo. Eccolo, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Angola? Sottotitolo, che su cui poi ci soffermeremo, sulle tracce del film di Ettore Scola. Quindi già un po' descrive tutto le intenzioni con questo lungo titolo, ce lo faremo poi molto meglio raccontare, lo commenteremo con i due ospiti, però lasciatemi aggiungere che il libro innanzitutto è edito da Amazon e potete chiaramente trovarlo tramite Amazon e il libro ha anche una prefazione significativamente della vice ministra degli esteri Emanuela Derve. Avendo detto tutto questo e avendo sempre poco tempo a mia disposizione, lasciatemi dire due parole su Claudio Miscia, che è l'autore. Claudio Miscia adesso è vice capo del cerimoniale al Ministero degli Esteri, ma immediatamente prima è stato ambasciatore a Luanda e questo già vi spiega in parte quel titolo in cui il titolo originale che finiva per Africa finisce per Angola in questo caso. Ma ci dirà anche questo lui sicuramente quando ce lo descriverà. Chiaramente Miscia ha fatto una carriera molto brillante, molto importante ed è stato in varie sedi, tra cui iniziando con Zurigo, Skopje, Rosario e Luanda, appunto. Spero di non aver saltato niente, Claudio. Tutto giusto. C'era un passaggio alla rappresentanza permanente presso la FAO che ha sede a Roma. Hai ragione, ecco, vedi che qualcosa saltava. FAO Roma. Questo per dirvi che ancora una volta ci troviamo davanti a un diplomatico che ha un po' provato tutte le varie tipologie di lavoro, quello consolare, quello bilaterale, quello multilaterale. E questo si nota come vivacità anche in quello che scrive, senz'altro. La dottoressa Giulia Strippoli, perché è qui? Innanzitutto, vi basti pensare che è ricercatrice all'Università Nova di Lisboa, quindi chiaramente l'Angola ha qualche vicinanza. Inoltre, è storica, è una storica, ed oltre a essere storica, lavora sulle culture politiche del Novecento. Quindi tutti questi elementi sicuramente la rendono particolarmente adatta e interessante per la discussione di oggi. Inoltre fa anche parte di un gruppo di ricerca sulle fonti visuali, qui torniamo al concetto del cinema e sul rapporto tra immagini e storie. Quindi meglio di così non si poteva andare, chiaramente non potevamo avere di meglio. Io mi fermerei qui perché già vedo che il tempo continua a scorrere inevitabilmente e invece lascerei la parola a Claudio Miscia per dirci un po' come è nato tutto questo, come si uniscono sicuramente due passioni, quella del cinefilo e quella del diplomatico, se posso definire passione anche quella del diplomatico, come penso che sia per tutto quello che hai fatto. Beh, innanzitutto direi che senz'altro questo libro non avrebbe visto la luce se io non fossi stato nominato ambasciatore in Angola. Avevo sempre apprezzato questo film di Scola dal nome molto lungo e quando, sono stato nominato ambasciatore, quindi stiamo parlando del dicembre 2015,
Sono andato subito a rivedere quel film che sapevo essere stato girato in Angola e l'ho rivisto con la mia famiglia. E la prima cosa stupefacente è che dopo 48 anni questo film ancora faceva ridere, faceva molto ridere. Peraltro ha una peculiarità questo film, che molti se lo ricordano e chi ne cita una battuta, cita sempre una battuta diversa dagli altri. Cioè, è come dire che ci sono tanti aspetti che richiamano l'attenzione. Però piano piano mi sono interessato di più, tra l'altro anche mia figlia di 8 anni rideva molto, quindi è anche attuale, però mi sono interessato sempre di più quando ho scoperto che gli italiani che erano emigrati in Africa, e qui apro una parentesi, quando dico emigrati intendo gente che aveva un lavoro stabile, bello, giornalisti, avvocati, quindi anche ben remunerato, che hanno lasciato tutto e sono partiti per cambiare totalmente vita. Ebbene, dicevo, questi italiani che sono partiti per l'Africa, serbavano di questo film un ricordo meraviglioso, cioè era la loro storia, era la loro anima. E quindi ho cominciato a investigare su questo film e ho deciso di farne un po' un fil rouge delle celebrazioni. Che l'ambasciata avrebbe dedicato nel 2018. Sapete che un'ambasciata fa sempre degli eventi promozionali. Tutti gli eventi promozionali dell'ambasciata erano legati a questo film. Ecco, faccio vedere, ad esempio, questa era la locandina della settimana della cucina italiana che porta un'immagine del film dove loro mangiano gli spaghetti. E quindi investigando ho trovato tanti aspetti che meritavano di essere sviluppati a partire da quello politico, da questa interpretazione politica su cui poi la professoressa Strippoli ha avuto un ruolo nell'aiutarmi a reperire alcuni documenti, interpretazione che si affianca a quella sociologica tradizionale, e poi sono andato avanti, ci ho trovato tantissimi aspetti geografici, ho trovato i luoghi dove erano stati girati, evidentemente essendo residente lì era stato possibile, ho trovato che alcune scene che sembrano ambientate, che sono ambientate in Africa, sono state invece girate in Abruzzo, insomma tante piccole particolarità, ho intervistato i protagonisti che erano ancora in vita o i loro familiari. Insomma, ho fatto una ricerca che alla fine è durata più di 2 anni, quasi 3 anni, e che mi ha dato una certa soddisfazione. Beh, ci credo, è un bel modo per approfondire. Sicuramente hai utilizzato al meglio anche la posizione che avevi, quindi mi sembra ottimo. Beh, tu hai già anticipato il ruolo che ha avuto dottoressa Strippoli. Io lascerei la parola a lei per sapere anche quali sono le idee, le sensazioni, oltre che le scoperte che ha fatto su questo filone un po' particolare. Io in realtà ho avuto un ruolo solo nel supportare la ricerca storica, perché si tratta proprio di una ricerca storica sulle tracce, appunto, come dice il sottotitolo. Sono stata molto contenta che la passione, poi diventata soddisfazione, di Claudio Misce per il film sia diventata una ricerca storica, perché il libro letto da una storica è davvero una ricerca, un'analisi, un esame. In questo senso si mette nel filone di una disciplina che si chiama Film Studies, che è nata insieme al cinema, che si occupa degli aspetti non solo tecnici, ma anche sociali, culturali, politici di un film. Quindi la ricerca è molto seria perché combina le fonti, e la combinazione delle fonti rende una narrazione più ricca, più plurale e anche il più possibile vicino alla verità di come si sia svolta la produzione di un film. Quindi ci sono le fotografie, ci sono gli articoli di giornale, ci sono le interviste ai protagonisti e c'è anche un fascicolo, un dossier che io ho contribuito a reperire e la cui copertina è riprodotta a pagina 63.
del libro, che tratta di questo fascicolo. È un fascicolo conservato presso l'archivio storico-diplomatico di Lisbona, può essere consultato qui a Lisbona, e si tratta di un documento sulla censura del film. Il Ministero dell'Ultramare era il ministero, l'Ultramare era il nome che il governo portoghese dava alle colonie, che diede alle colonie a partire dal 1951. E l'Oltremare vigilava su quello che il Ministero dell'Oltremare vigilava su quello che stava succedendo nei possedimenti coloniali portoghesi in Africa, che oltre all'Angola erano anche la Guinea-Bissau, Capo Verde e il Mozambico. E da questo dossier, che poi in realtà io ho reperito, ma l'autore poi ha analizzato, studiato e l'ha interpretato come si deve fare con le fonti storiche, è un tassello nella lettura politica di questo film, nel senso che l'autore fornisce vari elementi di ricostruzione del film, sia sulla produzione, sia su una possibile lettura sociologica, sia su una possibile lettura politica. E nel fornire queste letture contestualizza anche l'epoca in cui è stato girato il film, tra il 67 e il 68. Da una parte una società italiana scossa dall'insofferenza per alcuni meccanismi della società uscita dagli anni del boom economico all'inizio degli anni 60, e dall'altro un'Angola che, ricordiamocelo, dal 1961 era in guerra con il Portogallo, che poi nell'11 novembre del 1975 avrebbe raggiunto l'indipendenza. E quindi il libro davvero mischia, attraverso la ricerca storica, quindi sulle tracce, l'espressione sulle tracce del sottotitolo evoca una ricerca, che è una ricerca personale dell'autore, ma è anche una ricerca storica di combinazione di fonti, di combinazione di ipotesi, di letture sociologiche e politiche, in cui la storia contemporanea ha un ruolo determinante. No, sicuramente è affascinante vedere quanto si può ricavare a partire da un film. Stavo per dire un semplice film, in realtà non penso che sia stato un semplice film, cioè un film semplice da fare. In questo mi veniva in mente di chiedere a Claudio se con tutte queste ricerche hai potuto capire meglio perché poi fu scelta l'Angola in quel caso. L'Africa era grande, quindi si potevano fare tante altre scelte. Beh, qui la risposta ce n'è una ufficiale e una ufficiosa. Quella ufficiale che fu spiegata è che l'Angola era l'unico paese a garantire la sicurezza necessaria alla truppa. È un po' strana, perché da molte fonti ho trovato invece che la troupe si intrattenne volentieri e spesso con i guerriglieri antiportoghesi, il che significa mettersi sicuramente in una situazione un po' a rischio. Forse altri paesi, non so, il Sudafrica avrebbero garantito una sicurezza maggiore. Invece credo che ci fosse sotto già l'intenzione di costruire un film in cui gli italiani vengono dipinti come buoni e i portoghesi, ma non i portoghesi, ma i colonizzatori sostanzialmente come cattivi, perché l'Italia in quell'epoca faceva una politica estera da paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale, però voleva trovare una sua area nel Mediterraneo e nell'Africa, e la doveva rosicchiare o strappare via ai paesi che avevano delle posizioni affermate nel continente. E lo faceva anche con grandi uomini come Enrico Mattei, con impostazioni anche originali di politica estera. L'Italia è stato il primo paese occidentale a riconoscere l'Angola indipendente. Oggi potrebbe sembrare semplice, ma all'epoca ricordiamo che l'Angola proclamò l'indipendenza
schierandosi immediatamente dal lato dei paesi comunisti nella sua indipendenza, era stata aiutata da Cuba e dietro dall'Unione Sovietica. Però non è solo un film, un libro di storia, è anche un libro di cinema, perché parliamo delle musiche, parliamo del montaggio, parliamo delle location, come si dice, no? E quindi c'è anche una ricerca in questo senso, come in generale di tutta una lettura che si può dare del film, ecco. E poi ci sono anche due attori straordinari, comunque, questo dobbiamo dirlo. Ce ne sono forse anche due principali. Due principali sono Alberto Sordi e Nino Manfredi, e sono sicuramente eccezionali. Poi c'è questo Bernard Blier, che è veramente una delle sue migliori interpretazioni. Il film doveva andare anche in Francia, in effetti, per quello c'è Blier, ma ci arrivò solo nel 1978. Perché prima un film anticolonialista era una cosa un po' pericolosa in Francia, c'erano ancora gli echi della battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. Forse ecco una cosa che si può mettere in risalto, perché abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di cinema, ma qui parliamo anche di diplomazia, visto che siamo al Festival della Diplomazia. È come da questo film, da una piccola cosa tutto sommato nelle relazioni tra due paesi, si possa costruire un ciclo di celebrazioni, possa essere usato un evento del genere per mostrare quello che accomuna due paesi, peraltro diciamo anche a scapito, nel caso non volontariamente, ma evidentemente a scapito del paese più forte che c'è tuttora in Angola tra quelli europei, che è il Portogallo, ovviamente. E quindi in questo senso abbiamo utilizzato questa possibilità per trasmettere il film in televisione, per fare dei dibattiti, per presentare al pubblico angolano, che lo conosceva poco, Enrico Mattei. E qui è dove è entrata la professoressa Strippoli, che abbiamo invitato, grazie all'ENI, perché va sottolineato il contributo dell'ENI in queste celebrazioni, grazie all'ENI abbiamo invitato in Angola a tenere una conferenza. Ovviamente ci serviva una persona che fosse uno storico, che parlasse portoghese, e che si fosse occupata di quel periodo, e l'ENI è stata molto brava a trovare Giulia Strippoli. Perfetto. Io, a proposito di queste celebrazioni, ne hai parlato anche prima, e sicuramente questo, devo dirlo io, va tutto a tuo merito, nel senso che molti anniversari che non sono quelli canonici, tipo i 700 anni di Dante o i 500 di Da Vinci, sta un po' agli ambasciatori a valorizzarli, se ci sono. Tu hai usato questa cifra tonda per unirlo con la tua conoscenza del cinema, e è venuto appunto una serie di attività, fra cui questi incontri. E visto che la dottoressa Strippoli ha partecipato a questa conferenza lì e agli incontri, io volevo sapere da lei un po' com'è stata l'atmosfera, quali sono gli elementi che sono usciti da mettere insieme tante persone intorno alla realizzazione di un film di 50 anni prima. Devo dire che è stata un'esperienza molto intensa e divertente, e differente rispetto alle esperienze che ho vissuto in Europa riguardo ai film. Intanto, come esperienza cinematografica, il film è stato proiettato presso l'Istituto Camões, durante la settimana italiana della cultura. La sala era pienissima gli spettatori, la maggior parte angolani, il pubblico era per lo più composto da angolani, interagivano con il film. C'è un passaggio nei capitoli del Claudio Miscia lo spiega. Interagivano, ridevano, si stupivano, si prendevano in giro, vedendo rappresentati gli angolani della fine degli anni 60, così come era stato scelto dal regista di rappresentarli. Quindi per me è stata un'esperienza molto interessante di interazione con il film, che è anche un
un tema affascinante per gli studi sull'esperienza filmica e sulla rappresentazione, sulla percezione. Le domande che più mi sono state fatte erano sull'identità, sulla percezione, su come italiana, cosa pensi della cultura italiana, cosa pensi della cultura angolana. E in un certo senso un grande bisogno di dialogo sulle percezioni, sulle rappresentazioni. E una volontà di partecipare alla discussione, al discorso sulla propria storia e sulla, da un lato l'autorappresentazione, dall'altra parte, come nel caso del film, una rappresentazione fatta da qualcun altro, da uno straniero, che peraltro utilizzando una maniera simpatica, come sostiene e anche in apertura l'ha detto gli amici, il film è ancora divertente adesso, e in un certo senso la mia esperienza in Angola durante la proiezione del film è stato questo, esperienze molto divertenti che permettono però di affrontare dei temi legati alla cooperazione, alla diplomazia tra paesi, ai legami politici di allora e di oggi, che sono temi seri e importantissimi. Bene, mi spiace non esserci stato, caro Claudio. però ancora mi congratulo per il libro. Io penso che la nostra presentazione di oggi, ormai il tempo volge al termine, sicuramente avrà sortito almeno due effetti. Primo, non necessariamente in quest'ordine. Primo, di voler rivedere questo film. Secondo, di leggere il tuo libro per capirlo meglio e capire tutto quello che c'è dietro. Ma si può fare anche il contrario nell'ordine, penso che sarebbe una visione diversa. Quindi io vi ringrazio, ringrazio l'autore del libro, un italiano, no, questo vi stavo leggendo la traduzione, no, lo possiamo rimettere, la traduzione in portoghese, che è quasi pronta, quindi inevitabilmente doveva avere un gemello il libro che abbiamo noi presentato oggi. Vi rileggo il titolo completo, che è: riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Angola, sulle tracce del film di Ettore Scola. Lo trovate su Amazon, quindi è facilissimo e sicuramente non solo è interessante, ma è anche molto godibile. Ringrazio l'autore Claudio Miscia e la dottoressa Strippoli per i loro contributi e per la simpatia di trascorrere con noi questi 20 minuti, e vi auguro tutto il meglio e alla prossima occasione. Grazie. Grazie.